bello, ci siamo anche oggi, ben alzati, ben ritrovati a chi invece si è alzato da un bel po'. Un abbraccio dal vostro Ugo Floro. Floro in tanti minuti, anche oggi la nostra strisciolina dalle 7 alle 8 circa con voi, come accade tutti i giorni dal lunedì al venerdì in questo nostro terzo ciclo. Il secondo era stato menomato dalla pandemia, anche questo se vogliamo, però noi abbiamo la pellaccia dura, andiamo avanti lo stesso. Amici cari, non sono solo, perché chi ci segue sa che abbiamo almeno un ospite a giornata, e quando fisicamente in studio, quando telefonicamente. Oggi torna a trovarci in linea telefonica, in collegamento da Roma, ma presto l'avremo anche qua, appena si degnerà di scendere nella sua natia Calabria, una grande esperta di comunicazione, di social, la mia cara amica, e anche la vostra cara amica, perché l'avrete sicuramente ascoltata altre volte, Angela Galloro. Angela! Ciao Ugo! Angelina! Scenda d'Angeli! Tutto bene? Tutto bene, ma io scenderei volentieri, che non posso. Lo so, ci sono ancora questi divietacci e vabbè, tocca stringere i denti, ma prima o poi sarà primavera, sarà estate, vedremo un po' quando saremo liberi, perché insomma con queste varianti c'è poco davvero da stare tranquilli. Intanto tu come stai? Tutto bene, tu da quelle parti? Da queste parti noi abbiamo già un mare che si offre alla nostra visione, alle nostre pellacce, pronto per riscaldarci, per darci il calore che serve. Forse è un po' prestino, ecco, perché arriveranno sicuramente le gelate, altrimenti che inverno sarebbe. Però già molti hanno iniziato la prova costume, quindi questa te la dice lunga su come il Mar Tirreno, ma anche lo Ionio, siano già abbastanza appetibili. Ti ho dato degli elementi per accelerare la tua discesa. Infatti, che invidia! Con Angela parliamo di evoluzioni o involuzioni social, perché è un po' la nostra consulente di riferimento da questo punto di vista, e qualcosina bisogna pure dirla, perché ci sono delle novità che meritano approfondimento. Poi noi, come tante altre trasmissioni, siamo un social talk, ci basiamo molto su quello che passa nella rete, per cui alcune novità sono assolutamente obbligatorie per quanto ci riguarda. Allora rimani con noi, cara Angela, rimanete con noi cari amici ascoltatori, perché ci facciamo il primo bagno musicale e tra poco ancora insieme qui a Floro in tanti minuti, Radio CRT. Oggi buona giornata ancora da Ugo Floro, Floro in tanti minuti, la nostra striscetta quotidiana. Fatemi salutare già chi ci invia i propri saluti, sostegne la nostra infoline WhatsApp 335 12 21 469. Fate riferimento a questo numerino magico per tutta la programmazione di Radio CRT, che vi offre sempre programmi nuovi, fermenti nuovi, gente sempre allegra o che cerca di essere tale nonostante il momentaccio. Ce la mettiamo tutta per portare avanti la nostra mission. A proposito di mission, oggi ne abbiamo una abbastanza utile, ma io direi allo stesso tempo curiosa, perché dobbiamo esaminare qualche novità che il mondo social ci offre, e abbiamo per questo contattato una nostra esperta di riferimento, Angela Galloro. Angela, c'è sempre in collegamento telefonico? Sì, Angela? Ci sono. Bene, qualche giorno fa con Angela si parlava di questa novità, chiamiamola così, che sta impazzando, che sta catturando moltissima curiosità e interesse. Parliamo di Clubhouse, questo nuovo social. Sì, esatto, Clubhouse è questo nuovo social che è arrivato in Italia qualche settimana fa, sì, verso la fine di gennaio, e che già ha circa 8 milioni di download totali globali. Addirittura. Quindi numeroni, sta crescendo di giorno in giorno, e crescono di giorno in giorno i contenuti all'interno. È un social solo voce. Quindi in pratica, quindi in pratica non dobbiamo scrivere nulla, dobbiamo soltanto parlare, cioè i post sono vocali. Sì, in realtà non sono dei post, sono delle vere e proprie conversazioni, cioè questo social fa rinascere nelle intenzioni degli sviluppatori la conversazione tra utenti.
Certo, una specie di telefonata dal vivo. Ma si presta molto alla dimensione talk, perché sai, capita su Facebook, su Twitter, no? di impelagarsi in discussioni, in battimbecchi, anche in sana diatriba, in sana dialettica, che però diciamo implica il dovere star là a digitare, a perdere la vista, esatto. a verificare continuamente la correttezza del periodo. Molti poi ne approfittano perché fanno dei veri e propri copia e incolla. Ecco, oltre che gli strafalcioni, poi i cosiddetti trattati. Hai presente quando c'è una discussione su Facebook e ti si risponde con una risposta trattato che quando hai finito di leggerla ti è già passata la voglia di sì. Capito? Ecco, tutto questo grazie al social Clubhouse, insomma, viene meno, perché tu dai una bella risposta vocale e orale soprattutto, e quindi insomma meno fatica. Esatto, rispondi sul momento, e la dimensione del talk, hai detto benissimo, perché in realtà è un vero e proprio talk, perché c'è un palco, ci sono dei moderatori e ci sono degli ascoltatori. E come sta andando? In Italia i riflessi dicevi che sono già abbastanza buoni, no? Sta andando alla grande, gli utenti italiani, non abbiamo le ultime cifre, però diciamo che fino a un paio di settimane fa si aggiravano intorno ai 50.000. Ecco, ma perché la versione Android stenta ad arrivare? Perché se non sbaglio soltanto quelli che hanno l'iPhone, insomma, quelli che hanno altre diciamo abilità possono accedervi, perché invece esatto. Android no? È una scelta secondo te aziendale o c'è proprio qualche problema di sviluppo tecnico? Allora, non ci crede, cioè non ci crede più nessuno che sia una scelta aziendale, perché come puoi immaginare non mancano gli sviluppatori Android, sviluppare per Android non è impossibile, e quindi immaginiamo tutti che si tratti di una scelta, che si tratti appunto di una volontà, quella di lasciarlo, diciamo di puntare sull'esclusività, sia per quanto riguarda il sistema operativo, perché puoi accedere solo da iOS, quindi da iPhone o da dispositivi Apple, sia per quanto riguarda l'invito, perché è un social su invito. Ah, bene, su questo però dobbiamo parlare, dobbiamo chiarirci ancora. Intanto ci facciamo una scorpacciata di musica e tra poco nuovamente con Angela Galloro per parlare di questa novità social che sta già impazzando e che ha un nome che è un tutto un programma, Clubhouse. Radio CRT, gli amici di Radio CRT, quelli in voce, Ugo Floro e i suoi ospiti, ma anche quelli che ci ascoltano e ci sostengono da ogni dove, grazie alle frequenze un po' sparse per varie parti del mezzogiorno d'Italia, ma quelli che ci seguono da fuori, dicevo, lo fanno agevolmente tramite la nostra applicazione scaricabilissima per iOS e Android, quella di Radio CRT. Se l'avete già fatto, se l'avete downloadata, ecco, invitate a farlo anche agli amici. A proposito di iOS e Android, stavamo parlando con Angela Galloro, che è un'esperta di social, e della possibilità di entrare nel nuovo social, cioè Clubhouse, che è data però purtroppo soltanto a quelli che dispongono di tecnologia iOS, perché a livello di Android ancora è difficile. Quindi chi abbia un Huawei, un Samsung, altri telefonini, è difficile che riesca per il momento ad accedere a Clubhouse. Sembrerebbe una scelta incomprensibile, perché parrebbe che soltanto quelli che hanno un iPhone o comunque tecnologia Apple possono accedere a questo stuzzicante social, ma tu ci credi nella possibilità che l'accesso sia esteso anche a tutti quanti noi umani che abbiamo Android, Angela? Ma sicuramente, sì, sicuramente arriverà. Secondo me era ancora in fase di test, probabilmente neanche gli sviluppatori stessi si immaginavano un successo così grande e così immediato, per cui sono un po' stati colti alla sprovvista. Io ho l'impressione che Zuckerberg, Facebook, sia stato, perdonami il francesismo, un po' fottuto da questa innovazione social che Clubhouse, perché assolutamente sul tempo e sul modo, tant'è che pare che qualche sera fa, forse una settimana fa, c'è stata una notte in cui Zuckerberg ha fatto capolino proprio su Clubhouse con un suo account, quindi sono tutti impazziti, hanno iniziato a seguirlo, a inserirlo nelle stanze, così, e insieme ad Elon Musk, un altro grande della tecnologia, perché sta facendo gola a tutti e pare che Facebook progetterà una funzione molto simile. Ecco, arriva
arriverà però in ritardo, perché già noi utenti da diverso tempo a questa parte, anche e soprattutto per le difficoltà di cui parlavamo prima, no? Molto spesso la noia nel dover rispondere sempre per iscritto, dover stare là, diciamo, a moderare i dibattiti, quando invece sarebbe molto più facile farlo oralmente. Ecco, questa esigenza, gli utenti Facebook, i miliardi di utenti Facebook, in un modo o nell'altro, l'avevano già in un certo senso segnalata. C'era un dibattito su quando Zuckerberg avrebbe avuto finalmente la volontà di adeguare Facebook al commento sonoro e, perché no, anche ai post sonori. È passato del tempo e quelli di Clubhouse hanno bruciato il social per antonomasia, offrendo questa innovazione davvero molto importante. Tu già ci sei in Clubhouse, vero Angela? Io già ci sono, sì, ecco. Ci sono per motivi di studio, diciamo. Ecco, stai studiando il social. Le criticità, ecco, prima dicevi i vantaggi, puoi continuare a dire qualche vantaggio, però mi piacerebbe che tu ci dicessi anche qualche criticità, qualche cosa che non va di questo social che sta impazzando. Allora, cosa non va? Tanto per cominciare, che potrebbe avere qualche problema di privacy, cioè gli sviluppatori di Clubhouse ci sostengono che le conversazioni non possano essere, non vengano registrate, quindi non possano essere riprodotte, per cui si tratterebbe solo di conversazione live. Nel momento in cui la cosiddetta stanza si chiude, certo, quello che è stato detto, non rimane da nessuna parte. Ci sono dei dubbi su questo, perché pare che attraverso un leak di dati, l'altro giorno c'è stato un hackeraggio del sistema e pare che molte conversazioni possano rimanere, insomma, registrate all'interno dei dati dell'app. Per il resto, dal punto di vista proprio social, banalmente social dell'app, il fatto che innanzitutto occupa tantissimo tempo, sì, cioè, è una radio partecipata, quindi immagina dover stare, capito, ad ascoltare delle conversazioni su un tema continuo in cui devi anche intervenire, lo sai bene, lo sai meglio di tutti, perché chiaro, lo fai di lavoro. Lo facciamo, esatto, cioè, è proprio così. E poi perché in molti casi aiuta l'autoreferenzialità, esattamente come gli altri social, solo che negli altri social si tratta di mettere in piazza la propria immagine, quindi è una questione di voce e di contenuti, e questo, diciamo, ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. L'attenzione si sta spostando dall'immagine alla voce e al contenuto vero e proprio. Qualcuno dice che su Clubhouse funziona chi ha qualcosa da dire e lo dice bene, e questo ci piace. E questo ci piace parecchio, così come ci è piaciuta l'esplicazione, sempre da esperta, della nostra Angela Galloro, che tornerà a trovarci quando avremo più elementi per valutare questo nuovo social Clubhouse in fase di lancio. Grazie per adesso, Angelina. Grazie a voi, grazie a tutti. Un abbraccio e buona giornata. Buona giornata, ciao Ugo. Ciao. Ancora buona giornata, questa è la musica di Radio CRT che inframezza gli spazi di discussione, di dialogo che noi siamo soliti avere con i nostri ospiti, molti dei quali in linea telefonica. Abbiamo appena lasciato Roma, dove c'era la bella voce di Angela Galloro, che ci ha spiegato il funzionamento di questo nuovo social Clubhouse che tanto bene sta andando. Adesso facciamo un salto verso su, andiamo a Milano a trovare Monica Catrullo. Monica, buongiorno! Ma buongiorno, è un piacere essere qui. Senti, con voi. Senti, un'altra voce che ti risveglia, un'altra voce bella, un'altra voce che colora la giornata, perché se butti le premesse anche vocali buone all'inizio di una giornata, poi ne risente in bene un po' tutto il giorno, vero Monica? Sono pienamente d'accordo. Noi siamo un social talk, come ci capita spesso di dire, come sono del resto tanti altri programmi radiofonici, e di quanto passa, o meglio di buona parte di quel che passa su social ci nutriamo, nutriamo la nostra curiosità e poi la traduciamo in contatti. Abbiamo trovato una gran brava fashion designer di gioielli, che davvero ci ha lasciato a bocca aperta per la sua originalità, la sua fantasia, anche la sua eleganza. Ecco, stai, è proprio Monica Catrullo. Monica, ma sei davvero brava. Ora, in radio è impossibile rendere la bellezza dei tuoi gioielli, però noi diamo subito l'invito di andare a vedere le pagine di Monica Catrullo, sia su Facebook sia su Instagram. Ma ci sono delle creazioni incredibili.
Ma ti ringrazio tantissimo, guarda, mi dai una gioia immensa. Poi sei molto prolifica perché hai un livello di produzione incredibile, non dormi mai. Beh, ma sai, più fai, più ti vengono le idee. Certo. Se io mi fermo, mi sembra di non avere idee, di non avere creatività, però poi quando inizio mi do là e non riesco più a fermarmi, cioè mi devo obbligare a dire adesso basta perché hai anche una vita. Io sono sul tuo profilo Facebook in questo momento, a parte il fatto che anche quello Instagram è davvero ben costruito, e sto vedendo due medaglioni che sembrano fatti di cioccolato, sono due orecchini, ma sono bellissimi. Io ho pensato che fossero delle praline. Che materiale è? Andate a vederlo, amici cari, andate a vedere il profilo di Monica Catrullo. Non sei il primo che me lo dice, che sembrano fatti di cioccolata. Ma come fai per cioccolatizzare i tuoi orecchini? Allora, sono di rame. Ah, bene. E per ottenere quel colore io li tratto con quello che si chiama LOS, LOS, che non è altro che zolfo. Pensa tu. Trattato in modo da averlo in fase liquida o anche solida, dopodiché io compro praticamente dei sacchi di zolfo e li sciolgo in acqua, dopodiché preparo il mio gioiello, lo immergo e si ossida e diventa di quel colore, perché ovviamente il profumo rosso. Il profumo non è quello dello zolfo, no? Sì, infatti io lavoro sul balcone rigorosamente all'aperto, anche perché non è che faccia benissimo respirarlo, ecco. Ma quando la creazione è bella e realizzata e pronta da offrire appunto agli acquirenti, insomma, il profumo di zolfo non c'è più, non è che uno poi deve mettere anelli, assolutamente. Ecco, oltre ai monili anche la molletta sul naso, puliti. Assolutamente, anche perché dopo il trattamento lo tratto in modo che non sia né tossico né niente, che non dia nessun problema, insomma. Amici belli, mentre voi andate a vedere Monica Catrullo e le sue bellissime creazioni sul suo profilo Facebook, ma anche su quello Instagram, che sono aperti, sono accessibilissimi, noi facciamo una pausa musicale e tra poco torniamo a parlare dell'arte di questa gran brava persona. Cibelli, chi ci segue sa che ogni tanto accarezziamo il mondo della moda, lo abbiamo fatto con diversi stilisti, con diversi fashion maker, anche in maniera abbastanza partecipata. Ci è capitato poco o nulla invece in questo periodo di ascoltare la viva voce di chi crea gioielli, monili, orecchini, catene e quant'altro. Oggi abbiamo una gran brava artista, Monica Catrullo, in collegamento da Milano, perché ci han segnalato i suoi profili, le sue creazioni, e sono davvero qualcosa di bello. Prima parlavamo di alcuni dei materiali altrettanto originali che Monica utilizza per dar vita a queste cose che fanno innamorare le donne, un po' meno gli uomini, perché insomma... Sei costosa tu? Sei cara? Costosa? Ma sai, dipende, nel senso che io non svendo comunque le mie creazioni, anche perché sono anni che le faccio e sto molto attenta nei materiali che utilizzo. Come non vendi? Non vendi le tue creazioni? Non vendi le tue creazioni? Vendo, certo. Avevo sentito, io non vendo le mie creazioni, forse è stato un problema di audio. No, tu mi hai chiesto se sono care, no? Sì. E io ti stavo appunto dicendo che indossando un gioiello MLC Jewels sei sicura, nel senso che io sto molto attenta quando acquisto i materiali, vado da venditori sicuri, anche perché non voglio assolutamente che chi compra i miei gioielli abbia problemi di irritazioni, eccetera, di allergie. Senti, okay, Monica, al di là dello zolfo, quali sono gli altri materiali di elezione della tua arte? Io amo lavorare con il rame, prevalentemente i miei gioielli sono in rame. Poi amo anche il l'ottone. Sì. Diciamo che i materiali che utilizzo sono prevalentemente rame, ottone e alluminio. Quanto è antipatico il detto per il quale si dice non confondere l'oro con il rame? Ma il rame è bellissimo se trattato bene, o no? Il rame è bellissimo, è caldo, è friabile, è adattabile. Si taglia con un gressino. No, è bellissimo lavorarlo. Il rame mi permette di fare veramente tantissime cose. Sì.
molto meno l'alluminio e anche un po' meno l'ottone, quindi per quello io prediligo il rame, perché ad esempio il rame mi diverto anche a creare delle pastine azzurre, certo, sopra, no? Quindi faccio dei trattamenti, delle reazioni chimiche, chiamiamole, tutto in sicurezza ovviamente, e poi alla fine il prodotto comunque è sicuro, indossabile e non ci sono assolutamente problemi. Mi diverto appunto a creare queste patine, non so se sei visto qualcosa. Sì, sto vedendo delle belle fotografie. Di un blu pazzesco e poi mi diverto perché poi le patine sono qualcosa che io ritengo magico, perché fai sempre lo stesso procedimento, ma il risultato finale tu non sai mai quale può essere, certo, perché vengono sempre diverse. È bello per questo, brutto perché comunque non hai la riproducibilità della tua patina. Sì, è una prestazione che devi fare sul momento e che è irripetibile, esatto, potremmo dire così, no? È irripetibile. Sì, e questa è una cosa, è una cosa molto bella, che è afferente proprio alla qualità, e sottolineo l'espressione qualità del metallo, perché secondo me ci sono certi metalli che sono a torto definiti di serie B, di serie C. In effetti, esatto, il rame davvero si presta a delle gran belle produzioni. Restate con noi, c'è Monica Catrullo e i suoi gioielli e soprattutto le sue creazioni di cui ci sta parlando in questo momento a Floro in tanti minuti. Ugo Floro con voi, Floro in tanti minuti, siamo in collegamento con Milano, c'è Monica Catrullo, artista gioielliera che tratta davvero con grandissima originalità, grande senso della creatività, metalli e materie che qualcuno magari non pensa siano particolarmente aderenti, no? all'arte diciamo della gioielleria. Invece rame, zolfo e altro si prestano benissimo, basta vedere, e vi invito nuovamente a vedere appunto i profili Facebook e Instagram di Monica Catrullo per capire che cosa può uscire da queste materie. Monica, com'è stata la creatività durante la pandemia? Immagino che anche la tua sia stata messa a dura prova, oppure sotto pandemia hai trovato stimoli nuovi e, perché no, anche materie nuove da elaborare? Allora, innanzitutto bisogna dire che questa mia creatività, sì, mi ha salvato dalla follia. Nel senso, detta così. No, perché perché come tutti è stato ed è tuttora un periodo molto difficile, molto faticoso, molto triste, perché purtroppo non sappiamo quando usciremo da questo incubo. Sì, certo. Non riesci a fare progetti, non sai che cosa ti aspetta, perché cambia, il virus cambia in continuazione e adesso sembra sia peggiorato, quindi sei sempre lì sul chi va là, no? Ecco, e devo dire che per fortuna ho questa mia valvola di sfogo. Non è poco. No, assolutamente, anche perché io ho un piccolo laboratorio in casa, certo, io mi chiudo lì dentro e mi estraneo completamente dal mondo, ed è veramente stata la mia salvezza, è la mia salvezza anche adesso. E guarda, veramente creare qualcosa da zero, dare vita alle tue idee, è qualcosa di stupendo. Cioè, sì, non c'è clausura, non c'è lockdown, non c'è precarietà, no, che regga davanti alla bellezza di poter stare da soli con le proprie passioni a sviluppare il proprio lavoro, la propria creatività. Esatto. Hai ragione, Monica. Esatto. Date uno sguardo anche su Google, digitando, come stiamo facendo noi in redazione a Radio CRT, Monica Catrullo, e vi uscirà un mondo, perché la nostra Monica, che è persona peraltro brava ma allo stesso tempo umile, è referenziatissima, tanta grande esperienza, tante citazioni, anche tante interviste. Anche per questo abbiamo voluto conoscerla meglio, perché insomma sei un personaggione nel mondo dei gioielli, e a te diciamo bisogna dare il merito di aver creduto nelle potenzialità di materiali, diciamolo, a torto definiti poco nobili, perché esatto, spesso poco preziosi, invece tu li hai impreziositi con la tua arte, la tua creatività. Monica, tornerai sicuramente a trovarci, perché torneremo a parlare sicuramente di te. Intanto io ti faccio una previsione: dopo questa intervista le tue vendite schizzeranno, quindi meritiamo la percentuale. Va bene, seguite Monica Catrullo.
Grazie tantissimo. Grazie a te. È stato veramente carino. Sono stata veramente felice di questa intervista. Saluto, ne rifaremo altre. Saluto tutti gli ascoltatori e spero veramente a presto. A presto. Ciao Monica, un abbraccio. Ciao. E con Monica chiudiamo la nostra trasmissione odierna, la nostra puntata odierna di Floro in tanti minuti. Prima di lei musica, chiacchiere sul nuovo social Clubhouse che abbiamo approfondito con l'esperta di comunicazione, la cara Angela Galloro. Che cosa fare? Beh, nulla, devo soltanto salutarvi, dirvi che dopo di noi c'è lo spazio informativo e poi ancora i programmi con Gigi Show, Anna Maria Esposito, i ragazzi del Civico 111, Maria Chiara Caruso, Caruso, Renato Failla, poi via via Alberto Barbuto, Mara La Russa, Luciano Procopio, tanta roba, sempre qui su Radio CRT con Ugo Floro invece.